Ciao a tutti e Nick, ben tornati qua su Minecraft. Allora, ragazzi, sono andato un po' avanti off camera. Praticamente ho spianato buona parte della montagna di sabbia che, che ancora, bene o male, c'è, però per buona parte qui non ci sta più. Qui prima c'era una montagna di sabbia, come potete notare, l'ho praticamente quasi spalata tutta. Praticamente è rimasta soltanto l'arenaria volante. E difatti, notate anche che il mio piccone con efficienza è quasi distrutto. Così come appunto la pala, anche quella l'ho consumata parecchio. Allora, praticamente, perché ho spianato tutta quella sabbia? Perché abbiamo bisogno di tanta arenaria per continuare la costruzione della pizzeria? No? Anzi, beh, diciamo che la pizzeria bene o male è pronta, però dobbiamo continuare con appunto gli appartamenti. Allora, qui dentro, rag... no, dov'è? Qua, ragazzi, ho messo tutta la sabbia convertita poi in arenaria per comodità. E qui, appunto, ne ho un altro po'. Quindi ho tantissima arenaria perché ne serve veramente tanta per continuare la costruzione. Poi, ragazzi, c'è un'altra cosa che devo fare. Ovviamente colui che mi ha suggerito. La costruzione di questo di questa pizzeria o di comunque lui questa persona mi aveva suggerito costruisci un, uh, un ristorante io ho costruito una pizzeria comunque fatto sta che devo diciamo mettere ancora il cartello in cui ringrazio questa persona se non mi sbaglio lucio detonato allora eh, mettiamo il cartello più o meno qui suggerito da Lucio De Donato. Bene, perfetto, questa è fatta. Allora ragazzi, che facciamo oggi? Oggi ragazzi voglio costruire, diciamo così, un sistema più veloce per, uh, per fare i blocchi di calcestruzzo. Perché come avete visto, piazzarli nell'acqua richiede veramente tanto tempo. Allora, quindi, per il momento, quindi lasciamo stare un po' la pizzeria e ci dedichiamo così diciamo una chiamiamola così una farm di calcestruzzo solido e quindi ragazzi ho deciso la voglio costruire qua dietro questa, questa farm qua dietro perché come, come ben sapete sfrutto un po' il sotto casa allora mi serve una pala più o meno decente Vediamo un po', penso che una... Yeah, efficienza, fortuna, questa è altrettanto buona. Usiamo questo. Efficienza al ripristino, eh, piccone volevo dire, piccone. Questo è un buon piccone. E quindi vi dicevo appunto che io la farma la voglio costruire qua dietro. Quindi scaviamo, ci allontaniamo, penso che, penso che tanto può bastare. Non si vede ovviamente una cippa, oh, ora si vede qualcosa. Allora scaviamo, vediamo, credo che è una questione di quattro di spazio. Quindi questo spazio qua dovrebbe bastarmi. Alla fine è una farm abbastanza semplice, però ci aiuta tantissimo nel creare appunto il calcestruzzo. Allora, vediamo un po' la situazione, quindi. Allarghiamo un po' che... Cioè, al, in altezza ci allarghiamo un po' Naturalmente dovrei fare pulito qua co, eh, con i blocchi d'arenaria Quindi magari facciamo così Che voglio fare una cosa bella, fatta bene Ho dimenticato di, le porte, le ho lasciate nella cassa fuori Eccole qua, due porte e il secchio poi mi serve pure. Questi già che ci stiamo, li vado a riseminare, così magari crescono pure da soli. Ecco. Questi qua mi servono per la costruzione di questa farm, quindi già che ci stiamo ne approfittiamo e li prendiamo naturalmente. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo piazzare quindi i blocchi di arenaria per fare una cosa pulita e poi ho bisogno anche di un paio di torce. Vabbè, sfruttiamo queste... questo carbone. Non vorrei che qui dentro mi spauna qualche mostro, ovviamente non lo vogliamo noi. Qui sopra chiudiamo. Vabbè, poi qui non mi interessa tanto c'è la farm. Dove c'è la farm a me non interessa. Fino alla porta ci metto l'arenaria, poi dopo va bene in qualsiasi modo. Tanto è nascosto appunto dalle due porte. Bene, ci vuole qualche torcia. Magari ne metto una qua. E quasi quasi ne metto una qua. Bene, allora fatto ciò qui. Vabbè, perché ho questo in mano. No, ma si vede benissimo, ottimo. La luce è perfetta. Quindi qua dentro noi dobbiamo costruire la farm. Allora, è abbastanza semplice, ragazzi. Dobbiamo scavare due blocchi, tre, quattro blocchi, quattro, cioè quattro blocchi a quadrato e due blocchi qua. E, dunque, qua ci dobbiamo mettere due casse. E, sì, andiamo a prendere due chest. Chest, 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 dubito. Ah no, ce li ho due chest. E gettatore, no, mi serve un distributore. Già sappiamo come si fa. Ah, pressure plate, questo mi serve. Ok, ragazzi, allora abbiamo bisogno di altri du altre due tramogge. Quindi in tutto, quattro tramogge, una pedana. Non due, una. Eh, due casse. Poi mi serve un pulsante, vediamo un po' un bel pulsante. Poi abbiamo bisogno di un uh, osservatore. Ok, allora un bel osservatore, prendiamo quindi anche la redstone. Poi mi serve un distributore e questo messo qua, questo messo qua, questo messo qua e abbiamo anche un bel distributore. Ok ragazzi, possiamo cominciare a costruire quindi tutto il necessario qui. Allora, adesso vi faccio vedere come si fa. Qui mettiamo ragazzi i due bauli, anzi l'unico baule le tramogge ovviamente collegate a questo baule poi ragazzi, mi servono un paio di blocchi da costruzione. Andrà bene qualsiasi cosa. Io, io ci metto la pietra, che, che è la cosa più economica che ho. Tanto alla fine, noi non puntiamo alla bellezza, ma puntiamo alla funzionalità. Deve funzionare. Quindi, che si fa? Si mette un blocco qua, un blocco qua, un blocco qua, così. Facciamo così. Qui facciamo come una specie di tetto. Come una specie di tetto. Quasi, quasi la porta la sposta di più in qua. Così mi viene meglio che entro direttamente. Ok, allora la porta la mettiamo qua. E quindi l'arenaria la mettiamo qua. Così direttamente entriamo, diciamo, nella farm. Qui dobbiamo lasciare uno spazio libero per poter passare, anche se non è sempre necessario. Poi. Qua sopra ci va il uh, distributore messo così, praticamente butterà gli oggetti addosso a noi. Qualcuno dirà quali oggetti, tra poco vedrete. Il pulsante, ragazzi, va messo qui sopra, accanto al distributore. Poi qui ci va questa pressure plate, questa pedana. Poi qua chiudiamo. Qui ci va ragazzi l'osservatore, l'osservatore va messo così come lo metto io, con la parte che guarda qui, poi eh, mi serve un secchio d'acqua, tra poco lo prendiamo, qua chiudiamo, vediamo un po', qui facciamo così, qui chiudiamo, quindi qui sotto c'è l'osservatore. Prendiamo, la, eh, prendiamo mm, la Redson, la mettiamo qua, la mettiamo qua, la mettiamo qua E dobbiamo andare praticamente eh, Aspetta, dobbiamo andare là Ci dobbiamo collegare con il distributore Ok, la farm praticamente è pronta A parte che manca, qui ci dobbiamo mettere, qui ci dobbiamo mettere un blocco di ossidiana e poi mi serve un blocco d'acqua. E poi mi serve dell'acqua, insomma. Eh, per quanto riguarda l'acqua, non è un problema. Tanto c'ho cioè il mare è qui accanto. Madonna, mi ha fatto spaventare. A posto. Allora, eh, siccome mi serve un blocco di ossidiana, e non credo di averne, ho già guardato. Allora, praticamente l'ossidiana la troviamo, non la troviamo, la raccogliamo da qua. Tanto a me sinceramente di questa lava non mi interessa nulla di che. Vabbè, non c'è più la lava. La volevo lasciare un po', ma Allora, sotto non c'è nulla, va bene. Quindi raccogliamo sto blocco di ossidiana. Bene, allora tra poco capirete il perché del blocco d'ossidiana. Andiamo a piazzarlo nella nostra farm. Allora dunque ragazzi l'acqua va messa qua, ok, e poi l'ossidiana va messa appunto lì sotto. Bene, va bene, questo lo prendiamo. Dunque, possiamo adesso tappare qui sopra. Allora, la Farm praticamente è pronta. Illuminiamo per benino qua dentro, così non spawnano i mostri. Quante più torce mettiamo, meglio è. Ok. Allora, dunque, ragazzi, adesso manca solo il calcestruzzo. Quindi, la Farm è pronta. Manca il calcestruzzo. Mi manca, raga, anche. Mi manca, però, la, la ghiaia, mi manca. Ho letto nella wiki che la ghiaia la si può trovare nei fiumi, un po' come, un po come si trova, insomma, l'argilla. Quindi, a quanto ho letto... Eccola qua. Ops. No, 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 non con questa pala. Con questa pala mi dà solo, mi dà solo il, coso, là, il flint. Non con questa pala, mi serve una pala giusta. No, mi serve questo. Allora, vediamo un po'. No, quella è terra. Vabbè, insomma, dai, prima o poi ci azzecco, no? Quindi, mi serve la ghiaia. Oh, finalmente la stiamo a prendere. Per fortuna, posso rimanere sott'acqua per più tempo. E come notate, spacco i blocchi abbastanza velocemente. Quindi, ottimo. Oh mio dio. Devo fare tanti blocchi di eh, struzzo Quello lì mi deve rompere le scatole. Credo che in acqua danni non ne fa. Ah, a posto. Ok, oh. Ma sti creeper, non c'erano niente di meglio da fa. Dai, esplodi, dai, vediamo se hai coraggio. Ah, ti posso menare da qua. Hai capito, da sott'acqua si può menare. Va bene ragazzi, per ora può bastare. Prima che, prima che questa pala la rompo. E non la voglio rompere, la riparo. Perché ovviamente c'è tocco di velluto e tanta altra bella roba. Quindi... Queste sono tutte cose che Nick poi le ripara e le riutilizza, ovviamente. Ecco, e queste sono cose buone che ho trovato nella città del land. Allora, le mettiamo le cose da riparare in un punto specifico. Così so dove le trovo per ripararle. Di solito qua ci metto la roba buona. Quindi le mettiamo. Ah, questa c'è al ripristino. Ma guarda, dove sta l'ossidiana. Allora, prendiamo quindi tanta sabbia e praticamente voglio fare. Voglio fare tanti blocchi bianchi. Quindi mi serve tantissima farina d'ossa. Va bene, ragà, andiamo a pigliare la farina d'ossa. Farina. Va bene. Allora, mi servono praticamente ossa avanti pigliamo tre stack così stiamo a posto un po' di polvere da sparo allora quindi per fare per fare quello che dobbiamo fare mi serve un bel po' di farina d'ossa poi abbiamo bisogno di tanta sabbia tipo messa così va più che bene e poi abbiamo bisogno di ghiaia e ghiaia Uh, ne, ne devo fare veramente tanta raga. Devo farne tanta. Perché praticamente dobbiamo fare dobbiamo fare i cosi. Il pavimento bianco per i nuovi piani della pizzeria. Quindi è naturale che serve tantissima. Mi, serve, mi servono tanti blocchi bianchi. Ecco. Ok, ragazzi. Allora, adesso vi faccio vedere come funziona la farm. Mettiamo qui dentro al distributore tutta la polvere. Di calcestruzzo bianco Un po' però Lo dobbiamo tenere noi Un pochetto Ok? Allora cosa dobbiamo fare? Innanzitutto magari ci dovevo mettere un bel blocco uh... Dunque Copriamo Qua Ok? Allora mo vi spiego Dobbiamo piazzare il blocco di calcestruzzo lì Visto? È arrivato un altro blocco di calcestruzzo. Ogni volta che piazziamo un blocco lì sotto, da qui ne cade un altro. Ora la polvere di calcestruzzo la dobbiamo mettere in questa mano e poi equipaggiamo il piccone. Tenete premuto Shift e poi premete tutte e due i tasti del mouse, sia il sinistro che il destro, in contemporanea. Ecco qua. È la farm, ragazzi, è in funzione, guardate. Poi, calcestruzzo bianco, eccolo lì. Quindi, SHIFT premuto e tutti e due i pulsanti del mouse premuti. Praticamente piazziamo il blocco e lo spacchiamo. Piazziamo il blocco e lo spacchiamo. L'ossidiana dietro serve, diciamo, a, appunto per non romperla col piccone. Perché, come ben sapete, per rompere l'ossidiana ci vuole parecchio tempo. E quindi in questo modo non rischiamo di rompere quello che c'è poi dietro. Ok, guardate qui con che velocità facciamo insomma tutta. Cioè, in un attimo facciamo tutto il calcestruzzo bianco, non ci vuole niente. Ma che roba! Naturalmente, più il vostro piccone ha un livello alto di efficienza, e più veloce va insomma la farm. Quante ne sono rimasti? Ah, ancora un bel po'. Praticamente, il pulsante serve nel caso non avete blocchi. Così vi date i blocchi. Ed eccola lì raga La farm è in funzione E va alla grande Vediamo un po' Guardate qui Due stack abbondanti in eh, un minuto circa Quando di solito ci mettevo Ci mettevo eh, anche 5 minuti Va bene ragazzi Quindi questa è la farm D'ora in poi quando mi servono i blocchi Li faccio qui in questa farm Il gameplay ragazzi adesso si conclude qui Spero che appunto questo gameplay vi sia piaciuto, come sempre ragazzi mi raccomando commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, ragazzi ci becchiamo presto, ciao alla prossima!